La Campania risulta la regione più desiderabile per gli aspiranti supplenti irpini, ma la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna risultano quelle in cui c'è maggiore possibilità di essere chiamati per un posto in cattedra. Dai primi monitoraggi sulle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, aperte il 22 luglio, emerge un quadro molto vario. C'è tempo fino al 6 agosto per accedere. Noi siamo molto critici con questo metodo, questa volta con questo rinnovo delle graduatorie. Non tanto per il no, ci mancherebbe, non va bene, ma per i criteri utilizzati dal Ministro, che ha menzionato un poco tutto il regolamento e tutti i criteri con cui rinnovare queste graduatorie. In realtà questo rinnovo va a danneggiare, fatto in questo modo qui, in particolare i precari storici. Perché addirittura si consente a chi si sta per laureare, ma non è ancora laureato, di parlando di scienza della tramite graduatoria, senza considerare che ci sono anche nella nostra provincia ancora centinaia di precari storici che dovrebbero essere, come dire, sistemati, dovrebbero venire aggiornati in punteggio in modo regolare per poter aspettare le aspettative. Intanto è previsto per domani un tavolo alla prefettura di Avellino per fare il punto della situazione sulle modalità di riapertura delle scuole. Si incontreranno prefetto, istituzioni locali e parti sociali. Non sappiamo quali sono le condizioni di messa in sicurezza. Devo dire che il comune di capoluogo di Avellino, ma penso anche agli altri comuni della provincia, si stiano dando da fare per vedere lo stato degli edifici. E questo è un lavoro da fare. Per il resto però non è che si risolve il problema della sicurezza come intende fare semplicisticamente il ministro dell'istruzione garantendo un tot numero di banchi per quando muniti di tortelline. Per risolvere il problema. Qui dobbiamo capire come creare la distanza giusta e quanti alunni possono essere, diciamo, quanti alunni per classe possiamo avere.